Dietro a un ritmo evidentemente caraibico può nascondersi un'identità italiana. Questo è Italiano Standard e io sono Alessandro G. Familiare per gli italiani della mia generazione risale agli anni 60 del Novecento. Una canzone rieditata in italiano dopo il successo di Pepe Luis y su Orquesta in Messico. L'autore di Cha 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 della Segretaria era noto col nome d'arte Michelino. Il pugliese Michelino e il suo complesso, specializzato in ritmi caraibici, portano in Italia, oltre allo stesso cha-cha-cha, anche un altro ballo non dissimile di origine cubana, la pachanga, e poi anche il merengue, originario della Hispaniola. Voglia di ballare come ai Caraibi non rimane confinata al secolo scorso. Gli italiani amano ancora ritrovarsi in serate danzanti all'insegna dei ritmi molto veloci tipici delle culture afroamericane. Una suggestione forse africana ispira alla cantautrice siciliana Giuni Russo uno dei suoi testi più famosi, Limonata Cha Cha Cha, scritto insieme a un altro cantautore siciliano, Franco Battiato, che all'epoca adottava il nome d'arte Tripolino. È il 1984 quando questo brano più commerciale esce insieme a un altro singolo totalmente inedito con il titolo non meno evocativo ma non più equivoco, Mediterranea. Le musiche per entrambi i lati del disco di Giuni Russo sono composte da Maria Antonietta Sisini, l'autrice di quasi tutte le altre tracce contenute nell'album che porta il titolo Mediterranea. Ricco di sensualità, il cui linguaggio immaginativo porta sulle sponde meridionali del mare Mediterraneo centrale, dove si uniscono, almeno idealmente, le terre assolate comprese fra i nostri meridiani di riferimento. Solo in musica è breve il passo dal Mar dei Caraibi al Canale di Sicilia. Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G.